Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio con il Salford City. Ci eravamo lasciati con una bella vittoria nel finale contro il Derby County. Oggi ricominciamo con un nuovo allenamento. Intanto vediamo che Wolfsburg sale a 75 di overall. Molto bene, sono contento anche della partita disputata a Morley. E niente, abbiamo i giocatori impegnati con le nazioni, dannazione. Speriamo che non combaci con le partite che abbiamo. Oggi giochiamo di domenica. Ah, solo Wagnerman l'11 novembre al 17, ammazza. Porca puttana, non ce l'abbiamo oggi Wagnerman, dannazione. Che palle. Vabbè. Chi ci mandiamo? Torei. Poi Dosel sta bene, tornerà al posto di Morley che se ne ritorna in panca. E la formazione oggi la lasciamo così, ragazzi. Warner però fuori dai coglioni. Mi dispiace, non riuscirà a far giocare mai i due attaccanti come in panchina. Mi dispiace proprio tanto, però non posso permettermelo, d'altronde. Oddio che figata sta maglietta. Ed eccoci qui. Piove a dirotto, mamma mia. Tempaccio qui al The Hawthorns Stadium. E va bene. Ragazzi, partita importante. L'UBI l'anno scorso mi sa che stava con noi in League One. Guardate che bello. Che bel muro qui. Qui inquadrato. Oddio, chi è? Parecchio? Che cazzo è? Boh, non lo riconosco. Comunque, giocatori del. Cioè, padroni di casa, insomma. Peggior record in casa. Lumino non ha vinto ancora neanche una partita. L'ha perse tutte a casa. Assurdo. Tutte le ha perse a casa. Madonna santa, cercano ancora la prima vittoria in casa. Ma che è Austin? Speriamo che non venga oggi. Si parte quindi, ragazzi. Mi sa che è messa male il VBA. Però non so male. Cioè, cazzo, c'hanno i giocatori, hanno Livermore. Clayton Phil. Attenzione, Clayton Phillip la mette. Madonna, anzi là. Ma che cazzo di colpo di testa è quello? Dannazione. Attenzione, il destro. Mamma mia. Grande parata di McFarlane. Ancora Livermore. Oh, finalmente riusciamo ad uscire palla al piede. Finalmente, dopo 11 minuti di assedio, qui Kaikai. Mezza due, non riesce. Pallona per Field, troppo qui lo spazio, Field ancora. Bravo qui Jones a recuperare il pallone. Jesus Ferreira. La dà per Cosgrove. Attenzione Cosgrove. Cosgrove. No, come si è fatto rimontata. Fan bene. Bennett di testa. Bene per Kaikai. Kaikai se ne va qui. Attenzione, oddio. Kaikai così non l'ho mai visto. Cosgrove. Aspetta, Leo di Dosel. Dosella. Vantaggio Selford! Grande azione! Qui bravo Cosgrove, aspettai l'arrivo di Dosel che aggancia bene e poi se la sposta e con il sinistro la incrocia. Allora, l'ha deviata al portiere. Comunque sì, André Dosel, raga, abbiamo veramente alzato il baricentro per un quarto d'ora, 20 minuti e siamo venuti fuori alla grande con diverse occasioni da gol. Con un paio. Poi erano anche tre, però vabbè. Sbagliano ancora loro. Loro veramente mi sono messi malissimo in campionato.
Cosgrove qui prova ad andare via, non ci riesce. Ma attenzione. Il cross. Che cazzo fa McFarlane? Che cazzo fai McFarlane? C'è cioè un cross innocuo era. Non è riuscito a prenderlo. Io veramente, guardate. Quest'anno, attenzione. Attenzione. Cosgrove. Destro! Bella la conclusione. Si imbufalisce il portiere dell'UBA. Comunque bravo qui. Gran destro. Ce la parava. I cross in mezzo. Kai qui punta la porta. Kai. Vedo una bella palla. Cosgrove. Qui esagerato. Attenzione, qui esagerato. Devo tirare. Dovevo tirare, ho fatto una cagata qui, potevo chiudere la partita. Spero di non pentirmi, ma il cross era manco brutto. Ancora Bakaric. Più due centrali. E qui Jesus Ferreira la scopre troppo, la scopre. Attenzione perché ripartono loro, attenzione perché ripartono loro. Pallona per Oblyakov. Oblyakov, ah qui se ne va Oblyakov. Bravissimo in sala. Bravissimo in sala. So che cazzo ho detto. Qui prova l'imbucata. Brutta. Poi ancora Jones. Sì, Johnson. Oh, Jones e Johnson, madonna. Bella qui l'imbucata. Palla buona. Cosgrove, che paio, non agganciano mai oggi. Troppo imprecisi, raga. Non. Kai. Raga, troppo leziosi, rischiamo veramente di brutto così. Clark, attenzione, Clark. Aspetta, lì di Wilson. Clark è qui con un guizzo. Oh, ma che cazzo? Boh. Perché ha lasciato al portiere? Oh, finalmente qui. Finalmente qui. Pallona per Kaikai. Kaikai. Destro. Kaikai. Trova il gol. Bravissimo. Non me lo sarei mai aspettato, ma è Kaikai, ragazzi, oggi. Ha giocato benissimo. Ancora un assist propiziato da uno dei due attaccanti. La finta carina, molto carina. Lui poi va davanti alla porta, gli rimbalza pure bene, la prende di collo pieno, la insacca sul secondo palo. Bravo Kaikai, che aveva segnato pure un'altra partita che purtroppo non sono riuscito a farvi vedere. Secondo gol siamo più di Vago, ma hanno pensato un po'. Comunque, raga, cambi di testa. Palla regalata direttamente al portiere avversario. E qui, ragazzi, termina la partita. Vinciamo 2-0 contro il VBA. Partita perfetta, pressoché. Portiamo a casa questo risultato che è d'oro. Loro, ragazzi, c'entrano la decima sconfitta di fila in casa. Non hanno mai vinto e ne hanno fatto mai un punto. Quello comunque si era Austin, sì. Continua la crisi nera. Il VBA. Allora, vediamo i risultati. Lo Swansea ha vinto, niente. Lo Sheffield, perde con tutte. Il Cardiff ha vinto, hanno vinto un po' tutte, mi sa. Comunque i capelli mi stanno crescendo un po' troppo, soprattutto dietro. Dovrò fare un altro taglio, vediamo un po'. Squadra Selford in battuta fin qui. Pensa di. Ah, io abbiamo i giocatori giusti. Pensava di vincere, visto la sua squadra. Guardate quanto è fiero lì che mette le mani sui fianchi. Mi aspetto sempre di vincere, la vera domanda è con quale gol di scarto?
cioè con quale scarto più che altro. Una vittoria agevole con due gol segnati dal Selford. A credere che sarebbe potuto finire. Ma diversione significa. No. Va bene così. Thank you for answering the questions. E via. La classifica, niente. Siamo quinti, ma non eravamo quarti? Boh, mi ricordavo quarti, ma siete di no. Beh, comunque sia lo Swansea a 40 punti. Insomma, 10 punti dalla prima e 9, sì, sì, 10. 7 dalla seconda. Niente di irraggiungibile perché mancano 30, 28 partite, quindi. Dunque, abbiamo una partita contro il Birmingham City. Ok, andiamo a giocarcela. Finalmente torna sì, Wagnoman in cioè in credo, non ne so sicuro. Sì. Allora, oggi giocheremo con il duo Leko Kaika, sì, Leko Wagnoman finalmente di nuovo alla ribalta. E per il resto ho visto bene loro due in difesa, comunque sia, Bennett pure. No, vabbè, abbiamo giocato bene scorsa partita, quindi non è che c'è tanto da cambiare. E vabbè, lasciamola così, invariata. Facciamo giocare Towell oggi, che non gioca mai. Scaldamento un po' di warm up per i vari giocatori, mi sa che pillica, sì, pioviccica. Tutto pronto ragazzi, siamo al Peninsula Stadium in questo secondo match dell'episodio, piove anche abbastanza forte. Facciamo contro il Birmingham City, il Birmingham che da un sacco di tempo che non riesce a tornare in Premier League. Mi ricordo diversi anni fa, ma proprio diversi, che si trova in Premier League, ma parliamo penso di una decina d'anni fa, su per giù. Boh, non mi ricordo. Comunque, fatto sta che ragazzi, siamo pronti ad affrontare questo nuovo match e si parte adesso. Selford City, Birmingham City. Onien l'appoggia per Towell, che oggi va a sostituire un po' di turnover comunque. Johnson. Towell qui. Cosgrove. Vedo Dosel che torna però verso Towell. Ora ancora Dosel. Decide di allargare. Palla. Buona per Leko. Che va il cross per Cosgrove. Che si coordina. Da una spizzata. Ma non riesce a impattarla bene. La palla si spegne sul fondo. Towell. Cross per Watmog. Che di testa non riesce a prenderla. Niente. Nulla di fatto. Il cross, mamma mia, per fortuna ha schiacciato troppo. Ce l'ha schiacciata sta palla. Attenzione, il sinistro di Cosgrove. Finalmente siamo in vantaggio. Non ne potevo più. Ci abbiamo messo troppo tempo per fare un gol. Veramente troppo ce ne abbiamo messo. Guardiamo qui, bella palla, lui di sinistro la sfonda questa rete finalmente. Gol dell'1-0 per Sam Cosgrove.
qui escono bene loro, palla al piede, attenzione Sidon, Crowley, attenzione Crowley. No, guarda che culo. Attenzione. Mamma mia, non mi ha dato rigore, non ci posso credere. Poi il destro! Miracolo di McFarlane, ma lì era rigore clamoroso. Clamoroso rigore era lì. Non so come non ha fischiato l'arbitro. Poi la conclusione, McFarlane attento. Mamma mia, abbiamo rischiato tantissimo. Parte il cross, McFarlane rinvia male. Fa male perché li rinvia lì. Poi bravissimo. Il nostro Jesus Ferreira, che se anche non ha segnato oggi, comunque ha dato il solito apporto. Poteva anche tirare. Finisce qui, raga, 1-0, partita brutta, giocata maluccio, però l'abbiamo portata a casa, tanto alla fine è quello che conta. Potevamo fare un po' meglio sotto alcuni piano tattico, però vabbè. Cioè, piano realizzativo più che tattico. Pazienza, pazienza, va bene così ragazzi. L'importante era il risultato c'è stato. L'intervista non ne ho voglia. E via, continua la nostra avanzata. Lo Stoke vince col Cardiff. Il Leeds vince. Il Luton ha vinto. Clamoroso il Luton che vince la sua prima partita, mi sa. Va bene raga, questa è la classifica, saliamo stavolta a quarti perché lo Swansea ha perso finalmente, no, ha pareggiato anzi, credo. Pareggiato, quindi noi saliamo a 42 punti. Sono tanti raga in 19 partite, cioè non so pochi, minchia. Va bene raga, va bene. Partiamo contro il Preston dov'è posizionato, classificato, è undicesimo con 26 punti, se la gioca tranquilla. Ragazzi, il Luton ha vinto clamorosamente. Ah, quello entrò la penultima, ecco perché. Vabbè, a me la cosa non mi tange tanto, perché è un campionato inutile, di bassa classifica. Cioè, è difficilissimo retrocedere su questo campionato, veramente. Se c'è una squadra decente, chiaramente. Va bene. Noi ce la andiamo a giocare. Prendiamo da due clean sheet, tra l'altro. Non male. Abbiamo preso troppi gol, però comunque sia ultimamente. Via. Tutto pronto, ragazzi. Siamo a casa del Preston. Stiamo al Deepdale. Preston, veramente un'immagine dello scudetto, dello scudo molto particolare. Cioè, emblematico un po'. E vabbè, ragazzi, Preston. Non so che si chiederà molto dal campionato, una squadra come tante, diciamo. E vabbè, io sono qui ragazzi per vincere, come sempre. Non abbiamo altre chance, diciamo. Preston chi ha? Bauer, non conosco nessuno. Certo, conoscevo Johnson, l'ex di turno, che oggi è qui. Ad affrontare i suoi ex compagni, vediamo come approccerà alla gara. Attenzione qui, ce la rischiamo troppo. Poi bravo qui Johnson. Lo sai, tenta, ma dove cazzo vai, Wagner? Ma non la vedi che non c'è la palla, madonna. Gangarito, attenzione. Via. Bene qui. Cosgrove riesce ad andare via. La può dare. Per Jesus Ferreira. Ferreira no, non ci credo. Parata assurda del portiere del Preston. Sembrava un gol fatto. Forse se tiravo sul primo lo spiazzavo. Bakary c'è il cross in mezzo. Attenzione. Jesus Ferreira. Ci ha provata al volo. Ancora non ho visto come si chiama il portiere. Ah, Fish, no, non mi ricordo. Attenzione. Quella palla lascia scorrere. Jesus Ferreira! E che cazzo, però.
Troppi gol ci stiamo mangiando, qui la prende malissimo, un po' dovuto anche al fatto che ha dovuto accelerare la conclusione. Ma va a complicare la vita, ma da un grandissimo passaggio! Palla buona! Cosgrove! Che azione qui, raga, mamma mia! Grandissima azione! È riuscita a incrociare alla perfezione. Peccato che il portiere era già lì, se l'aspettava. Bakaric c'è il cross in mezzo. Spazzano loro. Qui sombrero di Vogtslammer. Molto bene. Quindi partiamo, attenzione, un 3 contro 3, è un 3 contro 3. Buona, buona. Il destro non ci credo, l'ha presa, ha preso pure questo. Il piazzato di... Ho preso pure quello, raga, oh. Ho preso pure quel piazzato, attenzione, non c'è più tempo. Alla buona qui per Kaikai. Kaikai! Dosella! Finalmente in vantaggio! Dosella! Finalmente, raga, vantaggio strameritato! Riguardiamo qui, bravo Kaikai, fintone. Rientra poi con il sinistro Dosel, palla clamorosamente deviata. Però no, un po' di fortuna ci voleva. La deviazione è clamorosamente vincente. No, perché mi ha dato gol a Bauer? Vabbè, boh. Era un tiro in porta comunque. Secondo me questo non è mai autogol. E anche secondo le regole della parte, non so, qui in Inghilterra comunque. In Italia è così. Il FGC l'ha cambiata strada, giustamente. Palla qui buona, attenzione che ora si aprono gli spazi, attenzione. Palla buona per Vag, sì, per sto cazzo praticamente. In qualche modo riusciamo ad allargare. A darla a Vagnoman, che è stanco però, ma perché qui? Vagnoman. La vuole mettere due volte di testa, ma non ci credo sulla linea. E vabbè, non può segnare oggi. Johnson a giro, traversa. E che cazzo, mamma mia. Oh, che sega, non si può segnare decentemente oggi. No, che cazzo ho fatto qui, non mi sono accorto. Fortuna ha sterzato dietro qui, Barkhausen. Ora qui lancio un po' a campanile, ma è buono. Kaikai. Indietro. Jesus Ferreira, niente, raga, niente, non c'è niente da fare oggi. Oggi non c'è un cazzo da fare. Sta palla non entra, non entra. Qui pure esce di un nulla. Te tiri Ferreira 5, Brown 1. Poi quale tiro è, boh. Ancora, Jesus Ferreira non si arrende però. Qui però. La tiene troppo, attenzione qui. Barkhausen. No. Qui è palle, ma sempre un... vabbè, però gliele diamo pure, che cazzo. Attenzione, Poz in mezzo. McFarlane. Dunque ci devo giocare un po' di più con le palle lunghe. Attenzione. Destro! E stavolta è gol. Che cazzo. 2-0 Selford. Trafitto finalmente con un tiro pulito. E guardiamo qui. Boom! Grandissimo, un po' come cazzo ha girato qui la palla, ma che spettacolo. Gran gol, raga, ancora lui. 16 gol in campionato. Via, esce pure coso.
Fallo qui su Ferreira, ma c'ho palla, fammi continuare. La munisci però. La munisci o no? Io non capisco perché cazzo hai fermato il gioco allora. Basta, ho capito, va bene, sto coglione qui. Basta. Oh. Ma perché? Mamma mia, ho tentato la volée qui. Niente raga, finisce qui. Finisce qui. 0-2 per il Selford che continua ad essere uno schiacciasassi. Lo Swansea ha perso col. Sì, il Fulham ha perso con lo Swansea. Niente. 7 punti dalla seconda sono troppi. Troppi, troppi in 20 partite. Non so come sia possibile. Di sto passo ragazzi, sia lo Stoke che il Leeds. Ma sia lo Stoke che il Leeds di questo passo faranno più di 100 punti. Perché cioè, veramente neanche a metà stiamo di. Non siamo neanche al giro di boa. E questi hanno già 55-52 punti. Cioè, di sto passo a 40 partite hanno squintalato, diciamo, fatto 100 punti. Io sinceramente, boh, mi pare un po' abbastanza irrealistico. Cioè ogni anno veramente, cioè primo anno era clamoroso, primo anno clamoroso, due squadre a 100 punti, mai visto. L'anno scorso di meno, mi sembra. Quest'anno assurdo, quest'anno è veramente assurdo. Cioè veramente noi facciamo un altro campionato, facciamo. Facciamo il campionato di playoff proprio. Basta perché. C'è un campionato solo fra la prima e la seconda e un campionato tra la terza praticamente fino alla settima. Bah. Perché da 20 partite sono tante, si delimitano un sacco di cose, ma mi sa un po' esagerato a me. Qua sotto com'è? La situa. Oh, gli Luton raga si è alzata con due vittorie di fila. Da 4 punti è sbalzata a 10. E ora è a tre, solo 3, 2 punti. Per uscire, basterebbe un'altra vittoria di fila per continuare la sua scalata. Per il resto poi stanno tutte lì. Pure la parte bassa della classifica è abbastanza chiusa. Va bene, ragazzi, l'episodio può terminare qui. Esos Ferreira 16 gol in 20 partite, è qualcosa di incredibile. Invece Cosgrove 12 ne ha fatti, molto bene, quindi in 2 hanno fatto 28 gol. 28 gol, volevo dire un attimo una cosa, a proposito di 28 gol, noi abbiamo fatti 39, mazza, 28 gol hanno fatti loro. Significa che 11 sono altre marcature, di cui un autogol, 2-3 gol di Dozzell, uno di Wagman, due di Kaikai, insomma, abbastanza poco gli altri sono da segnare. Cioè guardate quanti gol hanno. Cioè Leeds ragazzi in 20 partite ha preso 10 gol. Cioè sapete che cazzo significa? Che prende mezzo gol a partita c'ha cioè, di ratio, diciamo. Cioè non gli segnano mai, fanno un gol ogni due partite gli fanno. Almeno un gol a partita di media. Loro mezzo, una cosa assurda, una media incredibile. Quanto ci faccio partito ci abbiamo già fatto con Leeds? Le abbiamo buscate 3-2. Perché purtroppo all'inizio dell'anno le abbiamo giocate. Vabbè. Ragazzi, l'episodio con cui si termina qui, noi come al solito ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.